Allora, Innovation Festival è al quinto anno di edizione, stiamo facendo quest'anno una edizione totalmente nuova rispetto agli altri anni, invece di fare una kermesse legata a un periodo stretto dell'anno, cioè 6 giorni ad ottobre, abbiamo sparso Innovation Festival per tutto l'anno. Quest'anno Innovation Festival si propone una cosa in maniera particolare, che è quella di creare dei discorsi. E con l'esperienza con Arduino, quindi nasce a marzo con la prima intervista, dopo abbiamo fatto una mostra per quanto riguardava oggetti prodotti con Arduino, fino ad arrivare oggi all'Arduino Camp. L'Arduino Camp, che è il primo evento italiano che mette insieme tutta la comunità di Arduino, ha come scopo per noi di Innovation quello di portar fuori e di rendere visibile la creatività che sta dietro Arduino, al mondo Arduino. Cioè, dobbiamo cambiare la modalità con cui solitamente è inteso questo concetto di trasferimento tecnologico, perché esiste certamente un sapere che sta dentro l'università, che deve essere portato alle aziende, ma a mio giudizio esiste anche un sapere diffuso di cui chiaramente la storia di Arduino è l'esempio più emblematico, cioè l'idea di lavorare su un software, un hardware open source, risponde proprio a quest'idea di cominciare a lavorare sull'innovazione dal basso, che secondo me può essere l'elemento strategico per promuovere lo sviluppo del nostro paese, perché chiaramente noi siamo una realtà in Italia in cui probabilmente abbiamo molta meno forza a fare innovazione, perché non abbiamo le grandi corporation, però abbiamo questo grande talento e questa grande creatività diffusa, che unita ad un sapere tecnologico così diffuso e, come dire, è raccolto in una comunità come quella di Arduino, è l'esempio di come potremmo andare verso una nuova traiettoria, un nuovo paradigma dell'innovazione.